Un cordiale saluto a tutti i telespettatori di Teleprima e ben ritrovati ad una nuova edizione del nostro Prima TG che apriamo con il nuovo DPCM attesa per il primo provvedimento di Mario Draghi che scatterà il prossimo 6 marzo e dovrebbe essere valido per un mese, imponendo dunque divieti e restrizioni per Pasqua e Pasquetta, le seconde dell'era Covid. Quali dovrebbero essere le restrizioni? Innanzitutto stop dello spostamento tra le regioni, il divieto è valido fino al 27 marzo, ma con il prossimo DPCM potrebbe essere nuovamente prorogato, restando comunque sempre consentito il rientro presso residenza, domicilio o abitazione al pari di quelli che sono gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, di salute o necessità. Per quanto riguarda le seconde case, è possibile spostarsi anche se si trovano in zone rosse, ma questo è valido solo per il nucleo familiare, dunque vietato qualsiasi tipo di viaggio per turismo. Per quanto riguarda lo shopping, negozi chiusi in zona rossa dove sono garantiti soltanto gli esercizi commerciali essenziali, dunque farmacie, alimentari, ferramenta, cura della persona e parrucchieri. In zona gialla e arancione tutti i negozi sono aperti nei weekend, continua la chiusura dei centri commerciali. Continua inoltre la serrata di piscine e palestre, ancora lontana una loro riapertura, vietati anche gli sport di contatto e di squadre, consentita invece l'attività motoria individuale, cinema e teatri chiusi e c'è l'ipotesi dei musei anche nei weekend, lo ha annunciato il ministro Maria Stella Gelmini. Si lavora comunque ad un protocollo peculiare che dovrebbe prevedere anche l'uso di mascherine, distanziamento, misurazione della temperatura e sale sanificate. Confermata la chiusura dei ristoranti la sera, nonostante l'asse Salvini-Bonaccini, al ristorante Il Bar non si potrà andare la sera. Si temono gli assembramenti fuori dai locali, che in realtà puntualmente avvengono anche a locali chiusi, soprattutto nel fine settimana. Infine, le scuole nelle zone arancioni, didattica in presenza tra il 50 e il 75% per le superiori, per i più piccoli fino alle medie, lezioni in presenza, didattica a distanza. Nelle zone rosse, in alcuni casi, i governatori possono decidere di applicare misure più restrittive, come in realtà è avvenuto in Puglia. I nuovi contagi Covid sono 19.886, i nuovi positivi sul territorio nazionale, a fronte di 443.704 tamponi analizzati, con la ormai consueta distinzione tra test molecolari ed antigenici. Il tasso di incidenza è sceso leggermente di 0,3 punti, attestandosi al 4,5%. Le vittime sono state 308, i guariti 12.853. Aumento sia delle terapie intensive con più 11 posti letto, sia dei ricoveri con più 40. Infatti va sottolineato che in Italia c'è un aumento dei pazienti in rianimazione per l'ottavo giorno di fila. Numeri molto alti anche in Campania, sono 2.385, di cui 148 sintomatici, i nuovi positivi al virus a fronte di 23.649 test processati, con il tasso di incidenza che supera leggermente il 10% e si attesta al 10,8%, sostanzialmente comunque stabile rispetto a quanto visto negli ultimi giorni. Il bollettino segnala anche 1.214 guariti e 29 vittime, di cui 15 deceduti nelle ultime 48 ore e 14 che invece risalgono ai giorni precedenti, ma sono stati contabilizzati soltanto nel più recente bollettino. I posti di terapia intensiva occupati sono 131, dunque uno in più rispetto alla giornata dell'altro ieri, a fronte dei 656 a disposizione, mentre invece per quanto riguarda le degenze sono meno 14 rispetto a 2 giorni fa, con 1.305 posti occupati a fronte di oltre 3.000 che sono a disposizione della regione Campania. Restiamo a Napoli, problemi per la somministrazione dei vaccini nel capoluogo, la mancanza di un numero adeguato di vaccini Pfizer rispetto a coloro che hanno aderito alla campagna con riferimento agli over 80 non consente di proseguire
nella somministrazione. Lo ha detto il direttore generale dell'ASL Napoli 1 Ciro Verdoliva, spiegando appunto quello che è lo stop delle forniture legato appunto all'esiguo numero di dosi a disposizione. Ha detto il direttore Verdoliva, tenendo conto della programmazione possiamo garantire la somministrazione agli over 80 nelle giornate del 3, 4 e 5 marzo con 1000 convocazioni al giorno. Soltanto un numero adeguato di dosi ci può consentire il prosieguo della campagna a ritmo serrato. Per quanto riguarda invece il personale scolastico, vista la presenza del vaccino AstraZeneca, abbiamo programmato dalla giornata proprio di oggi la possibilità di vaccinare 2500 persone al giorno in maniera tale da poter raggiungere quanto prima quello che è l'obiettivo di completare questa categoria, passando poi alle successive della campagna vaccinale. A Napoli due anziani sono deceduti e una persona è rimasta gravemente ferita in un incendio divampato all'interno di un appartamento in via Mercantini nel quartiere Fuorigrotta del capoluogo partenopeo. Le vittime avevano 93 e 72 anni. È risultato gravemente ustionato il figlio del 93enne che è ricoverato in ospedale dopo aver respirato i fumi tossici sprigionati dall'incendio. Grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco sono stati messi in salvo, grazie all'ausilio di due autoscale, gli occupanti dell'ultimo piano dell'edificio, e tra gli abitanti non si segnalano al momento altri feriti o intossicati. Sull'accaduto sta indagando la polizia, visto che devono essere ancora chiarite le cause dell'incendio. Effettuata ieri nei comuni di San Giovanni Barra nel Napoletano e di Portico di Caserta, un'operazione di controllo straordinario interforze contro lo smaltimento illecito, i roghi di rifiuti industriali, commerciali e artigianali. Prosegue in modo serrato lo sforzo di repressione e prevenzione dell'abbandono illecito di rifiuti provenienti da utenze domestiche, industriali e agricole, mirato anche alle discariche abusive nell'ambito di quelle che sono le attività all'interno della cabina di regia della Terra dei Fuochi, grazie come sempre alla programmazione della Regione Campania e delle prefetture di Napoli e Caserta. Il 25 febbraio sono entrati in azione 27 equipaggi per un totale di 67 unità interforze. Sono state controllate 9 attività, di cui 3 sequestrate, 4 persone denunciate, con 60 veicoli controllati, circa 2.000 metri quadri di aree sequestrate ed oltre 36.000 euro di sanzioni comminate da un'attività, grazie appunto al drone ambientale sul campo Rom di San Giovanni Barra. Si nota che i rifiuti sono pressoché invariati, le aree di prima che erano adibite a siti di incendio non mostrano tracce. I reati contestati sono gestione e smaltimento illecito dei rifiuti e degli scarti delle lavorazioni. A Caserta, nuovo bollettino Covid diramato come di consueto dall'ASL di Terra di Lavoro, aumenta il tasso di incidenza con 264 nuovi positivi nelle ultime 24 ore a fronte di 2314 tamponi processati. Il tasso, come vi dicevo, risale all'11,4% rispetto al 9% di due giorni fa. I decessi sono stati due, a Calvi Risorta e San Marco Evangelista. I comuni più colpiti sono stati Aversa con 15 nuovi casi, Maddaloni con 13, San Nicola La Strada con 11 e c'è poi Caserta che continua ad aumentare con i positivi, è arrivato a 26 in una sola giornata. Proprio a Caserta il sindaco Carlo Marino ha ricordato con un video pubblicato sulla propria pagina Facebook che esattamente un anno fa, il 26 febbraio del 2020, è stato riscontrato il primo caso Covid in tutta la regione Campania, per l'appunto nella città della Reggia. Il primo cittadino ha però annunciato la creazione di un importante centro di somministrazione vaccini, ricordando però allo stesso tempo che c'è bisogno ancora di rispettare le normative anticontagio. Sentiamo Carlo Marino. A proposito su questo, i prossimi giorni nella nostra città, grazie al grande contributo della Brigata Garibaldi, del suo comandante e dell'ASL di Caserta,
apriremo il più grande campo di vaccinazione della regione Campania all'interno della Brigata Garibaldi, 26 postazioni che in modo continuo potranno vaccinare noi casertani. Arriveremo e potremo arrivare a circa 2.500 vaccinazioni al giorno. Questo è il grande stare insieme tra le istituzioni, con un progetto Ministero della Difesa, ASL, strutture territoriali, amministrazione comunale. Pian piano ne stiamo uscendo, pian piano è il momento dell'ultimo sforzo, dell'ultimo miglio, dell'ultimo chilometro, se fossimo in un'attività sportiva. Però qui non è un'attività sportiva, qua è salvare la nostra vita, è salvare la vita dei nostri cari, dei nostri figli, delle nostre persone. Ecco perché l'invito dopo un anno è intanto ricordare i nostri morti, ricordare le persone che non sono più in mezzo a noi e che hanno dato la vita e hanno perso la vita attraverso questo virus. E per non dimenticarli, per avere rispetto della loro morte, dobbiamo fare l'ultimo sforzo. Prima della grande campagna di vaccinazione, continuiamo a mantenere il distanziamento sociale, continuiamo a non fare gli assembramenti, continuiamo non a rispettare le regole igienico-sanitarie, continuiamo a lavorare tutti insieme perché dobbiamo rispettare anche chi ha perso economicamente in questo anno. Un caso di variante inglese e troppi contagi a Pietravairano. C'è timore nel comune casertano per l'epidemia Covid che potrebbe prendere una piega ancora più delicata e il paziente ricoverato in rianimazione a Maddaloni dopo aver fatto il vaccino, essendo appunto un operatore socio-sanitario. Il sindaco di Pietravairano, Marianna Di Robbio, corre ai ripari e ha deciso la sospensione dell'attività didattica per tutte le scuole di ordine e grado fino al prossimo 13 di marzo, sospensione della fiera settimanale e chiusura del cimitero fino al 14 marzo e divieto di assembramenti, comprese le riunioni anche occasionali, di più di 3 persone. Sentiamo il primo cittadino. Come sapete, il numero di contagi è salito nell'ultimo periodo in maniera esponenziale e mi è stata appena comunicata la positività di un nostro concittadino ad una variante di coronavirus. Si tratta della variante inglese. Si tratta di una persona giovane che purtroppo è ricoverata in gravi condizioni in rianimazione all'ospedale di Maddaloni. La situazione in paese è molto seria perché abbiamo avuto questi contagi soprattutto molto diffusi in alcuni nuclei familiari collegati tra loro. Il paese è attenzionato perché stiamo lavorando di concerto con l'ASL, con l'OPC, con il SEP per cercare di capire se ci siano altre forme di varianti anche in altre persone al momento positive. Domani emetterò un'ordinanza in cui non è prevista solamente la sospensione dell'attività didattica in presenza fino al 6 di marzo, ma verranno attuate poi anche altre misure restrittive che riguardano quindi la chiusura del cimitero, il divieto di assembramento, la sospensione del mercato settimanale. Quindi vi chiedo davvero di svegliarci da questa situazione perché forse si è abbassata un po' troppo la guardia e il virus sta circolando e sta circolando in una modalità più contagiosa rispetto a quello che è stato probabilmente fino ad oggi. Abbiamo 40 positivi a Pietraverano, di cui nuovi positivi dal 1 al 23 febbraio, più 5 persone ancora positive, quindi che vengono dal pregresso. Chiudiamo con il calcio. Il Napoli batte il Granada per 2-1, ma in virtù del 2-0 subito in Spagna sono gli iberici a guadagnare il pass per gli ottavi di finale di Europa League. La partita sembra prendere anche la piega giusta per i partenopei con il gol lampo di Zielinski, ma la rete di Montoro su una disattenzione difensiva spegne la gran parte delle speranze azzurre. Da quel momento il Napoli ha provato ad attaccare colpendo una traversa con Insigne e poi,
il gol del vantaggio di Fabian Ruiz, il brivido finale arriva nel recupero con una gran parata del portiere Rui Silva su colpo di testa di Ghoulam, poi più nulla fino al triplice fischio che condanna il Napoli all'eliminazione. Gattuso in conferenza ha definito comunque buona la prestazione, ma si è preso, ha detto il tecnico, un gol come dei polli. Adesso c'è bisogno di un importante lavoro quotidiano, ha detto l'allenatore calabrese, sono io il primo responsabile, ma chiedo alla squadra maggiore tranquillità. A Napoli sono abituati a fare tanti punti in una singola stagione, quindi ci stanno le critiche. Al momento quello che sta facendo la squadra non basta, c'è bisogno di fare di più. La Casertana perde un tassello molto importante nello scacchiere tattico di mister Federico Guidi perché gli esami strumentali cui si è sottoposto Dramane Konaté hanno confermato un grave infortunio al ginocchio. Il club infatti ha informato che a seguito dell'infortunio registratosi nel derby contro l'Avellino, Konaté è stato sottoposto a controlli strumentali che hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore e la lesione del corno posteriore del menisco mediale, con altresì presenza di versamento articolare. Il difensore, ha scritto il club, sarà sottoposto nei prossimi giorni ad un'ulteriore visita specialistica. E con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro Prima TG. Io vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento con la nostra informazione al Prima TG delle ore 21 e vi auguro un buon proseguo di giornata. Arrivederci.